come la pesca dei merluzzi e la pesca delle sogliole nei mari britannici. Ci sono voluti 4 anni, 3 governi e un referendum per provare a dar vita alla Brexit. A meno di 2 mesi dalla data prevista per la fine delle trattative, però, Londra e Bruxelles sembrano ancora lontane dalla conclusione di un accordo. Tanto che nelle settimane scorse Boris Johnson ha invitato i propri concittadini a prepararsi in vista di un Australia-style deal, termine con cui sostanzialmente si fa riferimento a un no deal senza nominarlo. Le relazioni Europa-Australia sono infatti quasi totalmente disciplinate dalle regole di default del World Trade Organization e non da un accordo. Dalla geografia però non si scappa. La Gran Bretagna non è l'Australia e l'Unione Europea rappresenta per il Regno Unito il primo partner commerciale e per altro verso quella britannica è una delle più importanti destinazioni per merci e servizi prodotti in UA. Insomma, l'introduzione di dazi e tariffe farebbe male a entrambe le parti in gioco. Eppure, al centro delle discussioni delle ultime settimane, uno degli scogli su cui le trattative continuano ad arenarsi è proprio la questione della pesca. E per finire, un intervento a favore dell'arte, di cui io sono uno dei fautori più accaniti, perché amo l'arte e ne faccio parte. Questi DPCM hanno strangolato l'arte. Eppure, dovrebbe essere ben chiaro a determinate persone, ma ben chiaro, vivido nella loro mente, che non di solo pane l'uomo vive. Non so se vi ricordate il concerto di Zucchero al Cremlino, era il 1989. Il biglietto costava 20 rubli, l'equivalente di 5 kg di carne. Eppure molte persone hanno rinunciato a quei 5 chili di carne per assistere a un evento artistico della durata di 2 ore e mezza. Questo dovrebbe far riflettere, perché non è di solo pane che l'uomo vive, ha anche bisogno di sognare. E nessun luogo come il cinema, il teatro, tutta la rappresentazione d'arte, nessun luogo riesce a far sognare l'uomo, come il cinema, come il teatro, come ogni manifestazione d'arte, nel quale c'è condivisione, nel quale c'è collaborazione, nel quale c'è convivialità. E tutto questo un DPCM crudele, inutile, cretino, ci ha privati di tutto questo. È giusto chiudere cinema e teatri? Tantissimi nel mondo dello spettacolo, dall'amico Stefano Massini a Pier Francesco Favino, Stefano Accorsi, tutti i lavoratori dello spettacolo e le associazioni di settore hanno protestato e protestano tuttora e protesteranno e avranno me al loro fianco contro la decisione del governo. Perché l'affermazione è proprio questa, perché in 9 mesi quasi di pandemia hanno assistito agli spettacoli in cinema e teatri 484.981 esseri umani,
Numero dei contagi? 1. Ripeto, 1. Cinema e teatri sono luoghi più sicuri di altri e sono attività fondamentali per il mantenimento di una democrazia. Togliere cinema e teatri è il modo più veloce e più concreto per abbattere la democrazia. Intanto, in attesa di contributi alle migliaia di lavoratori del settore, perché il teatro e il cinema non è chi calpesta il palcoscenico, non sono solo loro, ci sono soprattutto truccatori, costumisti, scenografi, elettricisti, montatori. Il cinema e il teatro vivono attraverso loro. Eppure non ci si ferma, perché il teatro e il cinema vivono attraverso l'esplorazione di nuove forme d'arte, anche grazie alla rete. E quando usciremo da tutto questo, qualcuno dovrà pagare. E pagherà molto caro le sue scelte. Ciao amici, buona domenica, buon ogni santi, state bene insieme alle vostre famiglie, abbracciatevi l'un l'altro, godete la vostra presenza, esplorate le emozioni e siate felici. Alla prossima, ciao!